perché è il momento nel quale dobbiamo dare veramente, dobbiamo far capire che siamo una comunità, come diceva Vito poco fa. Il concetto di comunità è proprio questo, aiutarsi, stringersi attorno al momento in cui qualcuno ha bisogno. Vedete, io oggi volevo condividere con voi un pensiero che poco fa, mentre percorrevamo le strade di Bronte, mi è venuto in mente, perché io oggi sono venuto qui convinto di portare solidarietà, di portare solidarietà a Davide Russo, di portare solidarietà ai cittadini della lista del Movimento 5 Stelle di Bronte, insomma un momento in cui vengo e dico io sono con voi. Però sapete cosa ho scoperto? E questa cosa non è la prima volta che mi capita, perché poi vi racconterò una storia che è relativa a Bagheria. Mi è rivenuta di nuovo la stessa sensazione. Parlavo con Davide e ho capito che io non sono venuto a portare solidarietà, io oggi sono venuto a prendermi la sua solidarietà, perché lui mi sta insegnando a non mollare. Cioè lui ci sta dicendo che nonostante tutto lui va avanti lo stesso, e le persone che sono a fianco a lui in questo progetto politico per questa città stanno continuando e gli stanno dicendo andiamo avanti e non ci fermiamo. Signori, dopo 5 minacce, parliamoci chiaro, io me la sarei fatta nelle mutande, forse ci avrei anche pensato magari a fare un passo indietro. La determinazione che ha sta gente non è normale, cioè lo capite che non è normale? Cioè non mettiamo scontatezze nel suo modo di ragionare. Le parole di poco fa di Davide, con un po' anche il nodo alla gola, ci stanno perché si capisce che in questo momento si sta portando avanti un progetto di, veramente mettendoci anche a repentaglio tutto quello che abbiamo, i pensieri, la famiglia, il fatto di non dormire sereni. È questo quello che in questo momento ci dovrebbe far ragionare sulla grandezza di questa scelta, che non è una grandezza data dalla scontatezza di sì, ma io sono del movimento, vado avanti lo stesso. Una cippa, ti arriva un proiettile a casa, una cippa. Allora vedete, questo è il discorso. Allora oggi io mi sento finalmente che sono venuto a prendermi un po' di solidarietà, voglio dirgli grazie a questa persona e grazie a tutti i cittadini che stanno credendo in questo percorso. Questa cosa mi è capitata anche quando sono andato a Bagheria. Vi ricordate Bagheria? Bagheria ultimamente, Striscia Notizie, hanno fatto vedere che vergogna, il sindaco del Movimento 5 Stelle, piena di immondizie e tutto il resto. Beh, ora vi racconto una storia che purtroppo le televisioni vi raccontano sempre il lato A, poi il lato B si dimenticano però di ritornarci, perché ve lo ricordate, la Patix aveva fatto il nodo al fazzoletto. E beh, perché non torni ora, che non c'è più neanche più una carta per terra a Bagheria, perché è stata ripulita, e non solo dall'immondizia quella materiale, è stata ripulita pure dall'immondizia morale delle persone che ci stavano in quella cosa, perché il progetto di 5 è stato questo. Lui è arrivato lì, ha capito qual era il collegamento mafioso fra i boss locali e il COIRES, che è quell'apparato che gestiva praticamente la gestione dei rifiuti a Bagheria, e l'ha smontato, l'ha smantellato e se n'è uscito, e ha creato una società privata, mista pubblico-privata, dove ha messo delle persone serie, con curriculum, facendosi dare anche casellari giudiziari, perché voleva delle persone oneste che lavorassero per la città. E oggi il servizio costa meno e la città è pulita, però non torna nessuno più a raccontare che oggi non c'è più immondizia in giro. E quando ha fatto questo però l'hanno intimidito e gli hanno detto controllati la tua famiglia, gliel'hanno detto direttamente in consiglio comunale, controllati la tua famiglia. A 28 anni una persona dovrebbe anche avere paura. Sapete cosa ha detto in una manifestazione che lui non voleva assolutamente, perché non voleva creare clamore, e la organizzammo noi, andando lì spontaneamente per le piazze, decine di donne, di mamme, con i bambini a seguito, i passeggini, di cittadini liberi di Bagheria che per una volta si sentivano rappresentati civilmente contro il malaffare. Sapete cosa ha detto? Ha detto: oggi capisco da voi una cosa, che fino ad oggi ci hanno costretto a vivere in ginocchio, invece ora ci rialziamo e fino a quando non ci ammazzano noi moriremo in piedi. Basta, non è più il tempo di avere paura, basta, tanto che abbiamo da perdere. Ci hanno tolto tutto, ci hanno tolto la libertà, la speranza, ci hanno tolto la possibilità di vedere invecchiare i nostri genitori, perché spesso siamo costretti a partire, e ai genitori hanno tolto la speranza di vedere i figli sposarsi e fare figli. Questa è la verità. Cazzo, hai fatto con muoio. Forza, dai. Forza.
e ce ne vuole per fare intenerire il grugno, eh?